Ciao a tutti ragazzi, sono T-Drake e benvenuti nella seconda parte di Resident Evil 7, la modalità manicomio, quella più difficile, e siamo qua arrivati nella cella di Mia dove l'abbiamo trovata chiusa. Quindi noi per adesso la lasciamo lì per dov'è e andiamo qui in questa parte dove troviamo una lista di nomi: Ben deceduto, Harold, scusate. Mutato, Arthur mutato, Tamara mutata e via dicendo, a parte alcuni deceduti. Tranne Clancy, che è il protagonista, vi ricordo, della demo e della videocassetta che abbiamo visto l'altra volta, che spunta la lettera L. All'inizio non si capisce L, si possono fare varie teorie come libero, anche se non ha senso perché in inglese rimane sempre L e non F, cioè free. Ma presto, cioè, molto più avanti si capirà il significato di questa L. Io non vi dico niente per adesso. Poi possiamo girare il foglio e qui altri nomi, tra cui quello di Mia, che non c'è nessuna scritta. Quindi non si sa se è mutata o è stata o è deceduta. Sì, è stata, che dico. Lo scopriremo presto cos'è Mia. Prendiamo le tronchesi e proviamo a sto punto a liberare, cioè a rompere le catene della cella di Mia. Zac. Entriamo e scopriamo se è morta o è mutata o è ancora in ottime condizioni. Mia, per fortuna sei viva. Sono io, sono Ethan. Ethan? Ethan? Ehi, stai bene? Tu non dovresti essere qui. Ma che vuoi dire? Mi hai contattato tu? No, non sono stata io. O forse qualcuno ti ha visto entrare. Lui ti ha visto. Lui? Ma c'è qualcun altro? Che diavolo succede qui? Sta arrivando papà. Dobbiamo andarcene. Papà? Dobbiamo andarcene adesso. Ok, la macchina che suona proprio a rompere le palle nel momento che devo stare tutto zitto, ma dettagli. Dove mi porti? In un posto sicuro. Vuoi dirmi cosa sta succedendo? Ehi, ti ho creduta morta per 3 anni. 3 anni. Sei sicuro di quello che dici? Mia pare non ricordare davvero cosa sia successo in questi anni. È molto confusa e si nota dall'aspetto e soprattutto molto spaventata che mi ha fatto pigliare pure un colpo ora. Ma Vabbè. che posto è mai questo? Che ti hanno fatto? Non adesso. Dobbiamo trovare una via d'uscita. Forse da questa parte. Quindi, cara mia, cosa ti hanno fatto? Sei sicura che stai bene e non ti muti in qualcosa di strano? Eh? Cioè, non sta bene, si vede da come si comporta. Mia, noi dobbiamo parlare. Il messaggio che hai mandato. Credimi, quella non ero io. Ma l'hai fatto. Non sono stata io. Ok, d'accordo. Ma dimmi che sta succedendo. Ti sto dicendo tutto quello che so, giuro. Dobbiamo andare di qua. Allora, il messaggio sembra molto lei sincera del fatto che non è stata lei a scriverla. Quindi si può presumere che sia una Mia, trappola di sai dove stiamo andando? qualcuno che si è Quella finta famiglia mi lei passava da mangiare. Sì, me lo ricordo. per far sì che noi arriviamo qua. La teoria per ora, quella più semplice, è ovviamente questa. Lei sa bene il posto, parla della famiglia, parla di papà. C'è qualcosa di strano in questo posto che Lì, sta è proprio lì. È succedendo. Ok, la porta verso l'uscita. questa. Ricordo la stanza. Anche io la ricordo però C'è un'altra diversa. Perché porta. Ne sono sicura. era nella demo Non c'è più. quest'area. È Ed è sparita la porta, ovviamente. sparita! È sparita! Saremo una famiglia. Ora che tu sei qui. Che significa questa Sono sicura frase? che ci sia un'altra porta. Saremmo una famiglia, in che senso? Nel senso che anche a me mi fanno le cose che hanno fatto a te, quindi diventiamo simili?
La porta qua è chiusa, quindi non c'è niente da fare, dobbiamo cercare altro. E qui c'è E001 con la foto di una vecchietta. Ricordatevi bene questa cosa perché è davvero una cosa importante che ne parleremo in futuro. Mia, Dobbiamo uscire da qui. Lo so. Non muoverti, ok? Io do un'occhiata. Allora, vediamo un po' il posto. Qua non credo c'è nulla. Per di qua, cosa c'è? Una bambola che somiglia a mia. E un'altra bambola di una bambina. È successo qualcosa? Mia! Mia è sparita, è stata presa e la porta finalmente è apparsa. Quindi saliamo su. Porta che si aprono da sole. E qui siamo nella parte che era presente anche nella demo, però in modo diverso. Questo corridoio molto, cioè questa parte la amo, questo corridoio è davvero stupendo. Ricorda la mansion di Resident Evil 1, quando qua spuntano i cani, wow. Troviamo la mappa casa ospiti, abbiamo finalmente la mappa della casa. Good, good. E qui c'è il bagno. No, apriti porta. C'è il bagno che contiene soluzione medica e un'altra soluzione medica, che sarebbe la vita in questo capitolo. Il bagno non c'è niente, qualcuno bussa. E il rumore viene da qua. Chi è che bussa? Chi c'è? Lamenti inquietanti. C'è il diavolo! C'è sta il demone, oh! È una miseria mia! Guarda chi io, sei posseduta dal demonio! Mia! Enna miseria, me tocca fugge! Allora, a parte gli scherzi, Mia pare essere mutata. Ok, qua si può morire nella modalità manicomio proprio. Quindi lasciatemi concentrare, dobbiamo respingere Mia, se no ci fa tanto 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 male. Aspetta, aspetta! Aia, 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 aia. Dai, Mia. Torna in te, Mia. Torna in te, Mia. La vita è rossissima, tipo stiamo morendo. E ci ha fatto un casino di male. Riesco a sentirla. Io riesco a sentirla lottare dentro il mio corpo. Vattene. Lasciami stare! Povera mia. È giusto. Sono stata cattiva. Che ti hanno fatto, Mia? Come avete visto, Mia è controllata da qualcosa che la fa impazzire e diventare molto violenta. Allora, noi innanzitutto ci curiamo con questa bella pozione magica. E abbiamo un po' di vita ancora, da fa schifo. Allora, qua c'è un'altra parte in cui rischiamo di morire. Io sono morto un po' di volte, la prima volta in modalità manicomio in questo punto, perché è davvero difficile, ma noi ci proviamo. Eccola qua, che torna, più incazzata che mai, e ci lancia e noi prendiamo subito l'ascia a terra. Qua devo essere abbastanza con i riflessi. Ok. No, cazzo, cazzo. Vaffanculo. Curati, curati, curati. Muori, muori. Dove cazzo è? Dai, ammazzala, non voglio. Oh, mi dispiace Mia, ma
Ti devo uccidere per forza. Wow, non siamo morti, che culo. Io la prima volta ero morto, come l'ho detto. Cioè, ovviamente prima volta in manicomio, perché a difficoltà normale è facilissimo questo punto. Ok, perfetto. Sentiamo che il telefono squilla. E andiamo subito a rispondere. Cure non ne ho più, quindi stiamo per ora così. Chi sei? E che cazzo succede? Mi chiamo Zoe. Forse puoi uscire dall'attico. Attico. Adesso vai. Subito. Ok, una certa Zoe pare ci vuole aiutare. E sentiamo una porta che si apre. E il cadavere di Mia sparisce. Ma ci lascia la nostra ascia, che abbiamo usato prima. Qua dei segni di Mia. Ok, Zoe ci dice di andare all'attico, che se vi ricordate l'attico era presente anche nella demo. Qua si è fatto buio rispetto a prima. E adesso noi che abbiamo nell'inventario la nostra tronchese, possiamo aprire l'armadio, che era sigillato da queste catene. Apri e ci troviamo il nostro fusibile, finalmente. Il nostro bello fusibile. E vediamo Mia che passa, che ci vuole mettere paura. Ma noi siamo veterani e non ci facciamo spaventare da Mia. Ok, torniamo qua. Mettiamo il fusibile. E possiamo andare di sopra a accendere, cioè a startare le scale. Ethan, tranquillo, sono io, tranquillo. So che non volevi La prima farmi volta alcun qui uno si caga in mano male. per questa scena. Ma stavolta hai esagerato! Fa un cazzo di Aia. Toglilo. Mia, sei proprio immortale. Con quella sciata dovevi essere morta invece. Sei ancora viva e vegeta con una motosega. Voglio proprio vedere No, come no. soffri. No, scusami, Mia. Non mi uccidere. Zack, e ci taglia la mano. Mamma mia, quanto sei brutta. E siamo senza mano. Ok, siamo senza mano, stiamo dissanguando. Qua c'è la nostra mano che possiamo prenderla, anche se non ci servirà a nulla per adesso. E qui finalmente siamo nell'attico. Cioè, quasi nell'attico. Facciamo scendere le scale e io direi che possiamo salvare. Perché qua penso moriremo tante, tante, tante volte. Ok, abbiamo salvato. E possiamo andare su, senza un braccio, ma con tanta voglia di risposte e ovviamente di scappare da questo inferno. Qui troviamo munizioni pistola, la pistola, cioè la soluzione medica e la pistola. Zack. Ok, perfetto. Ok, possiamo andare avanti. E qui, ragazzi, è proprio un inferno in modalità manicomio. Dobbiamo essere molto precisi, molti concentrati. Ovviamente tante munizioni. Allora, prendiamo le prime munizioni che sono qua sul tavolo. E poi le seconde che sono qua. Ovviamente queste si trovano nella modalità manicomio, perché nella modalità normale e facile solo due ne trovate, cioè quella lì. E poi le trovate queste qua. Perfetto. E poi non so se c'è anche la soluzione medica. Una volta che siamo qua, scappiamo, che dite? Oh, rumore di motosega. Meglio andare via. Allora, io vi consiglio in modalità manicomio di fare questa strategia per battere Mia incazzata. Cambiamo
Scappiamo. Che cosa nascondi? Allora, dobbiamo dare un colpo e ogni volta che fa tipo l'animazione che viene stordita dal corpo, dobbiamo subito scappare. Cosa mi stai nascondendo? Ok. Chiudi, Ethan. Ethan, chiudi! Porco! Ok, a volte ste porte non si chiudono. Ora lei dovrebbe bucare qua. Vediamo se lo fa. Intanto mi curo, se no con un colpo in pratica moriamo. No, cazzo, però. Sì, ma vaffanculo, Ethan. E siamo morti, ma guarda. Sì, vabbè. Pure mi sono cascate le cuffie mentre stavo mirando e l'ho mancata 3-4 volte, ma vaffanculo. Sei morto. Ok, ragazzi, stavolta sto andando molto meglio. Dovrebbe mancare poco alla sua morte. E ho fatto quasi tutti i colpi alla testa. Mi sono proprio concentrato al massimo. Vediamo un po'. Oh cazzo. Vaffanculo, avete visto? Stavolta sto andando molto meglio. Spunti di qua. Non c'è alternativa. Col cazzo che mi becchi stavolta, puttana. Forza. Ok, mi sa. Sto finendo il giro. Sta zoccola. Dai. Ok, sta spuntando di là. Il nucleo deve essere distrutto. Vaffanculo. Ti distruggo io, puttana. Dovrebbe mancare tipo uno o due come colpi. Tutto questo. No. Proprio alla fine non voglio morire. Proprio alla fine. No, perché? Perché fai il porco e ricarichi proprio quando non devi? Mi hai sempre tenuto l'occhio. Perché? Allora, qua è un problema. Manca pochissimo, tipo 2-3 hit di pistola. Però noi dobbiamo provare con l'ascia, assolutamente. Ok, vai ora. No, se... Dove cazzo stava? Meno male che ho la cura ancora. Ma... Vai. Uccidila. Sì. Sì, ce l'abbiamo fatta, madonna. Questo è il pezzo, vi giuro, più difficile della modalità manicomio. Perché gli altri boss, cioè abbiamo le armi, abbiamo tutto e... È davvero facile. Cioè, facile si fa per dire. Però qua è davvero, madonna, una cosa... Ok, finalmente abbiamo ammazzato Mia, la nostra moglie. Ah. E adesso possiamo... Benvenuto in famiglia. Welcome to the family, son. Il nostro caro Jack ci ha stesi più di Mia con un colpo. E pare che ci stia portando dentro la casa principale insieme anche a Mia. Forza, non morire proprio ora. Hai del lavoro da fare. Questa è Zoe, che ci riattacca il braccio.
Grazie, Zoe. Ah, e cita anche l'orologio, il codec. Eccoci Dove qua, risvegliati, entriamo? a tavola. Che diavolo? Basta sonnecchiare, dormiglione. È l'ora della pappa. E voi, chi siete? Dov'è Mia? Mangia, è buono. Non distinguerebbe il cioccolato dalla merda. Ehi, Luca! Questo? Dannazione, vecchio, non di nuovo! Spostati, Margherita. Il ragazzo ha fame. No, non ho fame. La sua cena. Su, giovanotto. Che schifo è sta roba, non l'ho mai capito. Non mangia, Jack, non mangia. Chiudi la cazzo di bocca, Margherita. Sei per lui. E vattene via di qui. Sei un figlio di puttana. È incredibile. Ma anche tu. Figlio di puttana. Non mangia, non lo sei. Mangia. Qua vediamo una vecchia. Aglio. Tu che cazzo guardi? Maledizione. È ancora quel poliziotto. Schifosi. Maiali. Tornerò presto per te. Ma anche se torni tra un anno non c'è problema. Non devi tornare presto. Qua c'è una vecchia inquietante che abbiamo visto anche nella foto dello scorso episodio. Cioè, in questo episodio forse, me l'ho scordato. Sì, in questo, ok. Lol. Ok ragazzi, l'episodio si conclude qua, spero vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio inizia davvero il vero gioco perché prenderemo le nostre belle armi e ci sarà da divertirsi. E poi vi farò vedere altri segreti, che già ci saranno molti segreti. E niente, se non siete iscritti iscrivetevi, lasciate un like, ci vediamo al prossimo episodio di Resident Evil 7. Ciao a tutti!